Adesso tocca a me raccontarvi la mia storia. Vittorie, sconfitte, gioie e dolori. Dopo 30 anni sono ancora al volante, ancora in cerca di vittorie e di risultati. Ma sarà interessante ascoltare un po' tutto e sentire quante ne ho combinate nella mia carriera. Perché i rally nella mia vita? Perché mi hanno sempre entusiasmato e ubriacato. Fortunatamente è stato un amore condiviso. Io ai rally ho dato molto e loro mi hanno fatto diventare campione del mondo. Così Massimo Miki Biasion apre il libro dedicato alla sua vita, scritto insieme a Giovanni Bertizzolo. Lui, quel ragazzino di Bassano del Grappa che sembrava troppo esile per diventare un rallista. Lui, benestante ma non ricchissimo. Lui, con gli aiuti contati all'inizio. Erano bei tempi, c'era tanta passione ma pochi soldi. Si correva sulle strade di montagna di notte, abusivamente. Miki Biasion diventa rallista ben presto. Corre veloce e riesce in poco tempo ad arrivare alla vetta della specialità. Miki, che cosa hai imparato? Ma diciamo che è stata tutta una gara a sorpresa, ho accumulato molta esperienza e per me era molto importante fare molta strada, più strada possibile. Due titoli mondiali, impresa mai riuscita a un pilota italiano. Primo latino ad aggiudicarsi il titolo iridato. Pagine indimenticabili quelle che scrive il Veneto, con successi storici in tutto il mondo. Perfino il leggendario Safari, conquistato per la prima volta da un italiano. Tu come sei in forma? Sono tranquilla, come sempre. Corre e vince ovunque Miki Biasion. Su ogni terreno, asfalto, neve, ghiaia, piste africane. Un talento cristallino il suo, sempre abbinato a una grande visione della corsa. La Lancia crede subito in lui. Il matrimonio è perfetto. Specie quando Miki incontra la Delta 4WD. La vettura raggiunge livelli di affidabilità mai visti. Merito di Miki e di Tiziano Siviero, detto l'ingegnere per le sue intuizioni tecnico-tattiche, il copilota storico, il consigliere, l'amico e il complice. Miki, Massimo all'anagrafe solo per uno sbaglio della nonna, ha una decina d'anni quando capisce che il suo futuro sarà nei motori. Nessuna eredità familiare, solo passione personale innata. Il padre gestisce un supermarket con la madre. Lui a 12 anni si fa regalare un kart con il quale corre a tavoletta su un percorso improvvisato nel parcheggio davanti al negozio dei familiari. Un solo obbligo dei genitori, dopo un incidente su uno sterrato lì vicino. Di macchina se ne riparla a 19 anni. E Miki allora si butta sulle moto. Prima le sfide improbabili con i cinquantini, gare di accelerazione nelle quali vale tutto. Poi diventa pilota ufficiale Ancillotti, Aprilia e Maico. Con le due ruote ci sa fare. È campione triveneto nella classe 250 e vice campione italiano nella 50 di cilindrata. Molti i successi, che fanno il paio con i tanti punti di sutura e le innumerevoli fratture rimediate in prove e gare. La svolta arriva al compimento dei fatidici 19 anni. Spazio adesso per l'amato rally, dove la licenza si può avere solo dopo un anno di patente. Novembre 1978. Tutti gli appassionati si trovano al bar Danieli di Bassano.
Lì si organizzano i rally abusivi. Per quelli non c'è bisogno di prefetti e questura. Miki prende a prestito la Renault 5850 della madre. L'ho ritrovata così, pressata, ma questa è la mia prima macchina da corsa, mia. Era la Renault 5 di mia madre con la quale mi portava a scuola. Ho tentato di convincere mia madre che il roll bar era un impianto di riscaldamento perché andavo via d'inverno in montagna sulla neve, invece andavo per allenarmi e il roll bar era solo una protezione. Ancora più artigianale la risoluzione del problema, ascolto note. Era il casco con cui correvo anche in moto, però lo utilizzavo logicamente anche per fare questi rally abusivi, solo che non esistevano gli interfoni, la macchina era smarmittata perché una macchina da corsa doveva fare rumore, e allora il mio navigatore parlava sull'imbuto, dentro l'imbuto, e il tubo da elettricista arrivava nel mio orecchio destro e mi dava le note. Quello che tutti apprezzano è il talento del bassanese. In quei pochi chilometri ha dimostrato di saperci fare alla grande, anche con le quattro ruote. Ad assistere alla corsa c'è anche Massimo Frigo, della concessionaria Opel della città. Coglie l'attimo e gli propone un Cadet GTE a buon prezzo, da preparare poi per il gruppo 1. Il 1978 sta per finire. Miki acciuffa l'occasione e prende il volo. In 3 anni disputa 33 corse. Alla Targa Florio nell'80 la prima grande prova di forza. Quinto assoluto e secondo nel gruppo 2. E alla fine il successo finale nello stesso gruppo. È il 1981. I tempi sono ora maturi per il primo ingaggio ufficiale. A fine stagione arriva l'offerta della Opel. Inizia l'avventura. Un ragazzino riusciva a mettere il naso, anzi i fari, davanti a tutti i suoi diretti avversari. E da qui Opel si è accorta di me e per l'anno successivo mi ha fatto un contratto come pilota professionista. Come compagno di viaggio ecco Tiziano Siviero, uno degli organizzatori di quel primo rally abusivo di 3 anni prima. Coincidenze, bellissime e vincenti. Tiziano Siviero era l'organizzatore di questo TRA, che era il trofeo dei rally abusivi. 30 anni fa si potevano ancora fare quelle cose. Rally delle quattro regioni, 1981. Per Biasion è il debutto da pilota ufficiale della Opel. È caricato a 1000. Per la prima volta nella sua vita ha anche a disposizione un muletto. Passo a prenderlo da Conrero e prendo anche 8 gomme slick che fisso sul tetto. Tutto galvanizzato, raggiungo gli altri 2 piloti all'hotel, Tony Fassina e Lucky. Sistemiamo la nostra macchina nel garage custodito. Ma l'indomani la sorpresa. Nessuna traccia di tutte le gomme e dei cerchioni, malgrado che il garage fosse stato chiuso per tutta la notte. Solo gli altri 2 piloti avrebbero potuto entrare, ma avevano già le loro gomme. L'incontro, faccio presente il problema, e loro mi consigliano di non parlarne a Conrero. Mi dicono che vedranno gentilmente di procurarmi 4 ruote, però mi chiedono di pagar loro la cena per tutti i 3 giorni. Alla fine dei 3 giorni le mie 4 gomme sono completamente usate, quasi distrutte. Decido allora di chiamare Conrero, che è furente per quanto ho sciupato, ma dà il suo ok per inviarmi degli pneumatici nuovi, che mi riprometto di chiudere nella macchina durante la notte. Un prestito d'uso gratuito. Cioè, qual era il concetto del prestito d'uso? Commovato d'uso. Il tempo corre veloce, come la carriera di Miki. Nel gennaio 1982 Biasion diventa pilota professionista a tempo pieno. Lo chiama la General Motors Italia e gli affida la Scuna 400. Diciamo che questa è stata la mia prima macchina da pilota professionista. Nell'82 ho vinto il titolo italiano di categoria del gruppo 4 e ho perso il titolo assoluto all'ultima gara contro un pilota, Tonino Tognana, che guidava una Ferrari, quindi una grande diversità di macchina, però indubbiamente è la macchina con cui ho vinto la mia prima gara assoluta e la macchina che mi ha dato le più grandi soddisfazioni da pilota professionista in erba. Miki dice addio agli studi e alla facoltà di architettura. Professionista vuol dire dedicarsi corpo e anima alla vettura. Ma significa anche accettare decisioni scomode. Capita subito l'occasione. Rally delle quattro regioni. Lui è in testa, ma gli ordini di scuderia sono diversi.
glielo dice apertamente Amilcare Balestrieri, direttore sportivo della GM Italia. Deve cedere il passo al suo compagno di squadra, l'altro veneto Tony Fassina. Fassina è in corsa per l'europeo. Michi corre solo per l'italiano. Abbozza Biasion, ma lo fa platealmente a due passi dalla fine. Michi rimane tranquillo. Siviero non si frena e scarica a tutto volume la sua rabbia, che gli costa il posto per la successiva gara. Stava davanti sia a me che a Gigi Battistolli. Allora io all'arrivo gli ho detto: ma questi ragazzi non hanno più nessun rispetto per i vecchi, no? Perché io stavo già finendo, per dire, era l'82, 81, 82. Intanto la stagione continua. Biasion vince il rally della lana di Biella, con Rudy Dal Pozzo al posto di Siviero. Poi ci sono tanti altri piazzamenti che dirigono i riflettori sul pilota di Bassano. Il titolo italiano alla fine va a Tonino Tognana con la Lancia Rally 037. Ma per Biasion la stagione è da incorniciare. Anche perché fa da preludio al salto di qualità che sta per compiersi. Biasion dice no alla Opel, che gli offre per l'83 un contratto economicamente interessante, ma limitato al campionato italiano. Si sente stretto, Michi. Ha bisogno di alti orizzonti, di mete più elevate. Insomma, vuole spiccare veramente il volo. Sente di potercela fare. Per questo accetta l'invito della Lancia, guidata da Cesare Fiorio. 6 gare all'estero con la 037 con i colori del Jolly Club, una sorta di dépendance della casa automobilistica di Torino. Sì, la grande scelta, il grande passo nell'82, dalla Opel alla Lancia, squadra Lancia, pilota, finalmente pilota ufficiale, comincia a avverarsi il sogno. Il mio biglietto da visita, per dire, sono pronto per combattere per il titolo quando avrò una macchina competitiva a 4 ruote motrici. Febbraio 1983. È il giorno del debutto al Rally della Costa Brava. Ed è subito trionfo. Biasion e Siviero portano a casa una vittoria strepitosa. Merito loro, ma anche del direttore sportivo Claudio Bortoletto. È lui che decide di montare sulla 037 le Pirelli da 700 chiodi nella speciale di El Subirà. Tutto fango, neve e ghiaccio. A un certo punto venne a nevicare e noi avevamo sui furgoni, portate così giusto perché erano a casa, piuttosto che lasciare da casa, portammo 4 gomme con 700 chiodi. C'era una prova che saliva molto in alto, in montagna, c'era molta neve, ho detto vabbè, azzardiamo, è stato un rischio che ho preso abbastanza convinto che avremmo fatto bene. E quello, diciamo, è stato il colpo di genio del team. E mi ricordo che, non so, demmo da 4 o 5 minuti alla macchina che fece il secondo tempo, che era Zanini, che rimase sconvolto. Rimasero tutti sconvolti, devo dire. Questo è stato veramente un colpo di genio che abbiamo pensato e abbiamo attuato. Al race di Alicante si replica. È un trionfo e Michi Biasion diventa l'uomo da battere al terzo appuntamento continentale, in Costa Smeralda. Vai, Ceo! Gli urla Claudio Bortoletto. Vai, bambino! E Michi in Sardegna mette in riga tutti i grandi nomi dello Junior Team Lancia, da Tabaton a Cunico, da Capone a Cinotto, fino al campione italiano in carica, Tonino Tognana. In tutta questa vicenda c'è comunque una nota molto lieta, quella della splendida corsa di Biasion, il neofita di casa Lancia. Beh, se parliamo dei piloti italiani, senz'altro Biasion sta facendo molto bene. Dopo altre 3 vittorie, al 4 regioni, in Belgio e a Madeira, e un secondo posto al Rally della Lana, Michi Biasion e Tiziano Siviero si assicurano il titolo europeo. A fine stagione arriva anche quello italiano. A Sanremo, prova valida anche per il Mondiale. Sono momenti magici. Non solo per i successi che si rincorrono, ma anche perché Michi, finalmente, si trova a fianco con i suoi idoli. Primo fra tutti, Walter Rohrl. Poi Harry Toivonen e Marco Allen. Dall'esperto finlandese, Michi Biasion impara la filosofia di gara, ma soprattutto quella nell'allenamento. Allen lo rassicura. Se qualcosa non va oggi in fase di training, si metterà a posto domani. Sono importanti i passaggi sulle speciali, ripetuti sino alla noia nelle ricognizioni. Ma conta di più il feeling in gara, la capacità di ragionare nel corso delle speciali di fronte ai tempi degli avversari. C'è un bel rapporto tra i due piloti del gruppo Lancia.
un legame che si rafforzerà ancora di più, specie dopo le tragiche scomparse di Attilio Bettega, Henry Toivonen e Sergio Cresto. ...1984... Il calendario Lancia prevede per Miki 5 gare del mondiale con la solita 0,37 del Jolly Club. Qualcuno pensa che sia un programma ristretto, ma il futuro capitan Miki non scalpita. A lui piace ragionare, in gara e fuori. Non ha fretta o smania di farsi vedere. Meglio calibrare energie e scegliere le giuste occasioni. È lui stesso che rafforza il concetto. Vince chi più azzarda o vince chi più è tattico e prudente? Credo che se noi guardiamo le statistiche, i piloti che hanno fatto meno incidenti e magari non dico vinto meno gare, però hanno portato a termine il maggior numero di gare, sono quelli che alla fine hanno raccolto maggiormente a livello di campionati. Però ci sono anche i piloti stratosferici come McCree, che era l'azzardo allo stato puro, che ha vinto anche un campionato del mondo. Quindi forse McCree è stata l'eccezione che ha confermato la regola. Abbiamo visto i piloti più costanti, sono i piloti che hanno vinto maggiormente e sono anche i piloti che hanno sì vinto parecchie prove speciali, però che nell'arco di una gara o di un campionato commettevano meno errori. Non si può dire che un pilota è prudente, si può dire che un pilota è tattico, che è astuto, che sa gestire bene la gara e risparmiare il mezzo meccanico, ma uno che corre in macchina non si può dire che è prudente. Così, dopo un promettente sesto posto al Monte Carlo, dominato dal solito Rohr, Biasion si presenta sicuro dei suoi mezzi in Portogallo. La gara è tutta da seguire. Miki sente che è arrivato il momento di stupire. Sull'asfalto sconnesso e disseminato di buche della speciale di Sintra, con il pubblico accalcato ai fianchi della strada, quasi ad accarezzare le vetture, Miki estrae dal cilindro una prestazione superlativa. La prima pièce in Portogallo è sua. Anche Rohr gli fa i complimenti. A chiusura del rally lusitano, dopo le tante speciali su terra, il Veneto chiude al quarto posto alle spalle di Bettega, Allen e dell'Audi 4 di Rohr. Adesso c'è il rally in Corsica. Tutto asfalto e 10.000 curve. Gli occhi degli appassionati sono puntati sulla nuova trazione integrale del campionato mondiale. È la Peugeot 205 Turbo 16, la compatta berlinetta voluta da Jean Todt, capo del reparto corsi della casa francese. La vettura è al debutto in una gara del mondiale. Due le macchine al via. Una è affidata al finlandese Ari Vatanen. L'altra al francese Jean-Pierre Nicolas, uno degli specialisti del Tour de Corse. Muretti e rocce sporgenti. La montagna da una parte, dall'altra il burrone. Nel mezzo la strada con la famigerata gobba chiamata schiena d'asino. Biasion e Siviero vanno forte. Vincono una speciale e alla fine conquistano il secondo posto alle spalle del grande Mark Allen, ma davanti a Renault e Peugeot. La stagione 1984 si chiude con Biasion terzo al Sanremo. Un risultato che porta al bassanese anche un buon sesto posto nella classifica iridata. Riparte a razzo la stagione 1985. All'orizzonte si profila la grande sfida portoghese con il mito, il suo idolo Walter Rohr. Un duello entusiasmante, del quale si parlerà a lungo nel mondo del rally. Rohr è stato il mio maestro. L'ho scelto come maestro quando, durante le prove del rally di San Martino di Castrozza, che al tempo era valido per la Coppa del Mondo Piloti, Rohr era stato fermato dal vigile del mio paese e lui non parlava una parola di italiano e il vigile non parlava una parola di tedesco. E quindi io, per aiutarlo, andai a chiamare il capo officina della concessionaria Opel di Bassano, che aveva fatto parecchi corsi in Germania per imparare a lavorare sulle macchine. Alla fine la cosa fu chiarita,
si finì tutti assieme a bere un'ombretta e Earl andò a cena a casa di questo capo officina e lì cominciò a parlarmi delle corse. Io gli dissi: guarda, io sto per cominciare a correre in macchina, corro con un cadet gruppo 1, e lì parlammo tutta la serata, poi diventammo amici, io lo frequentai, andrei a vederlo varie gare, finché un giorno, e in qualche prova riuscii anche a stargli davanti, e per me fu una soddisfazione incredibile. La Lancia ufficiale diserta la trasferta lusitana. Biasion vuole esserci, a tutti i costi. Corre con la vettura del Jolly Club. È praticamente da solo contro gli squadroni Audi e Peugeot. Sull'asfalto di Sintra, Mickey è davanti a tutti. Ma quando arriva la terra, deve cedere le armi dopo aver lottato secondo su secondo con Timo Salonen e Walter Rohrl. Mi ricordo un Portogallo straordinario, dove siamo riusciti a rimanere davanti a Rohrl con la S4, noi con la 037, insomma, cioè ha fatto veramente delle gare mitiche, dei risultati straordinari, perché comunque con la Lancia 037, due ruote motrici contro l'Audi, contro la Peugeot, non era evidente che si potesse combattere contro queste vetture, però noi combattemmo e parecchie volte siamo riusciti anche a star davanti, insomma, grazie anche alla classe di Mickey, al team, a delle scelte coraggiose, a dei rischi anche, che non sempre sono andati bene, però quando andavano bene facevano veramente la differenza. È una gara spettacolare ed emozionante. Dopo le due prove di Arganil, Biasion è secondo. Rohrl, terzo, gli è vicinissimo. Nelle due speciali successive il tedesco mangia 16 secondi all'italiano. La gara si fa incandescente. Mancano ancora due pièce alla fine. Rohrl carica. Biasion resiste. Quando esce da Martinschöll, tagliato il traguardo finale, Mickey capisce che il secondo posto è suo, che la rincorsa del re non ha sortito effetti. Lui ha battuto il suo mito. E Rohrl mantiene fede a una promessa. Prima del rally, Biasion gli ha chiesto un paio di guanti come i suoi, azzurri e leggeri. Re Walter si presenta alla tappa successiva proprio con il regalo promesso allo sfidante. Biasion è felice. Il gesto di Rohrl è significativo. E lui al parco assistenza, mi sembra di Montalcino, venne e mi disse: Mickey, questi sono i miei guanti, io ti avevo promesso un giorno, quando tu mi aiutasti abbassando le grappa, che ti avrei regalato un paio di guanti autografati, e adesso che hai vinto la tua prima prova speciale di campionato del mondo, te li voglio regalare. Ormai Mickey è una realtà del rally mondiale. Gli occhi di molti direttori sportivi sono su di lui, compresi quelli di Jean Todt, gran capo Peugeot. I due si incontrano a Parigi in settembre. Sul tavolo un contratto per l'anno successivo, per lui e per Juha Kankkunen. Ma la Delta S4, la bomba a trazione integrale torinese, è ormai pronta per il lancio. E con lei c'è anche un contratto come pilota ufficiale per il Mondiale Rally 1986. Mickey Biasion non ha dubbi, resta in Lancia. Sembra la scelta più ovvia e più giusta. Ma i primi test in Toscana con la 4x4 non danno i risultati sperati. La tenuta di strada è difficile, il comportamento della vettura è a tratti imprevedibile. Sono momenti di grande tensione. La tenuta nervosa è messa a rischio. Mickey appare smarrito e dubbioso. Ad aiutarlo a capire la nuova vettura c'è un tecnico eccezionale, l'ingegner Claudio Lombardi, che non lo lascia mai. Così ricorda quei momenti lo stesso Biasion. Lombardi non abbandonava un attimo quei test. Il suo modo di pensare non era fatto solamente di calcoli e di cifre. Non prendeva decisioni assolutistiche solo perché il computer dava una risposta a un risultato matematico. Per lui contavano soprattutto le sensazioni di chi dentro l'abitacolo c'era. Più gli stava accanto,
e più mi addentravo in quell'affascinante cosmo che è la tecnica. Una scoperta che affascina Biasion. Un compito che lo attrae ogni giorno di più. Lui si cala volentieri nel ruolo di spalla all'esperto Allen e al talentuoso Toivonen, nel tentativo di capire sempre di più la potente ma bizzosa Delta S4. Ma è già tempo di gare. E al debutto a Monte Carlo, il Veneto dimostra tutto il suo valore. Vince 4 speciali, 6 volte arriva secondo e in 4 occasioni è terzo. Una bomba. Purtroppo, nella notte finale, una placca di ghiaccio in una veloce curva da terza piena lo scaraventa contro la spalletta di un ponte, ancor prima del Col della Madonna. Proprio mentre Toivonen in rimonta, straccia la concorrenza e trionfa nel Principato. Ma qualcosa non va. Quelle macchine vanno troppo forte. Domarle diventa quasi impossibile. Anche le distanze vengono percepite in maniera diversa dai piloti. Mickey Biasion lo dichiara apertamente. I rettilinei sembravano essersi accorciati. Lo spazio tra una curva e l'altra, in particolare al Corsica, si era annullato. Le note venivano scandite dal navigatore in fretta, più in fretta di quanto il cervello fosse in grado di catturare. Le prove speciali del Tour de Corse le percorrevamo come in apnea. Non c'era il tempo di respirare. I polmoni, il cuore che saliva a tratti fino alla gola, parevano bloccarsi allo starter per riprendere tumultuosamente una volta usciti da quei corridoi del terrore. Manca il fiato. Si trattiene il respiro. Si corre ai limiti dell'incoscienza. Mickey se ne rende perfettamente conto. La S4 vive una vita propria. È lei che comanda. Al pilota non resta che cercare di controllarla. La S4 was a particular car, you know, was a car not easy to drive. I have in my eye still the image of the driver coming out of the car after some special stages, I don't want to say terrorized, but not really relaxed. Biasion così descrive la vettura. Era una macchina di una potenza incredibile, che normalmente veniva impiegata su strade molto strette, per cui il pilota, anziché guidarla, veniva guidato, limitandosi in senso paradossale a correggerne le traiettorie. Diverso il suo ragionamento sulla successiva 4WD. Non avendo una potenza paragonabile alla S4, la 4WD consentiva al pilota di usarla sempre al 100%, alla ricerca del suo limite. Con lei il pilota poteva maggiormente esprimere la propria abilità di guida perché doveva studiare le traiettorie. Era veramente una macchina che ti consentiva di metterla dove volevi. Se ti ripromettevi di passare a 10 centimetri da un guardrail o da un paletto, potevi incanalarla e fare la traiettoria voluta, mentre con la S4 la traiettoria poteva essere solamente approssimativa. Si è spinto troppo in là il mondo del rally con le gruppo B, di cui fa parte la S4. La tragedia di Toivonen e Cresto riporta tutti con i piedi per terra. Il passaggio dalle gruppo B a quelle A è un enorme passo avanti verso una maggior sicurezza di piloti e spettatori e consente anche ai protagonisti di tornare a guidare con il sorriso. Sicuramente in poco tempo abbiamo compensato le due passate dei gruppi B ai gruppi A. In poco tempo il gap, come giustamente dice, si è ridotto. Adesso in casa Lancia c'è da ricostruire, dopo il dramma che ha colpito duramente la casa torinese. Il compito più difficile spetta a Cesare Fiorio, che deve dare la giusta scossa, morale e psicologica, all'ambiente. Il manager torinese ha le idee chiare. Bisogna ricominciare da capo,
con l'aiuto e la collaborazione di tutti, nessuno escluso. Miki Biasion fa la sua parte in pieno. Secondo all'Acropoli, terzo in Nuova Zelanda e primo, finalmente primo, in Argentina. Miki Biasion sembra esserci nato in Argentina. Lì, in realtà, il dialetto veneto è molto diffuso. Ma il 9 agosto 1986 a Cordoba, nel cuore della Pampa, il veneto diventa per un giorno quasi una lingua ufficiale. Massimo Miki Biasion vince il Rally di Argentina. La sua gara è esemplare. Partito in testa, Miki divide il comando con la Peugeot di Juha Kankkunen per una sola prova. Poi si stacca di dosso il finlandese e guida la classifica. Da solo. Il cocktail formato da vettura, pilota e gomme è perfetto. La Delta S4 sugli sterrati attorno a Cordoba va fortissimo. Biasion dà il meglio di sé e le Pirelli rispondono alla grande. Direi che la Delta attualmente è la macchina più avanzata tecnologicamente. La Pirelli quest'anno ha fatto delle gomme veramente eccezionali. I meccanici hanno lavorato con un entusiasmo e una bravura incredibile, quindi è stato tutto l'insieme della squadra italiana, della tecnologia proprio della Lancia, che ha portato questa vittoria in Italia. La superiorità della vettura italiana è evidente. Così nella classifica finale. Biasion precede Allen di 24 secondi, mentre la Peugeot deve accontentarsi del terzo posto con Blomqvist. Sfiora il tris la Lancia. Il bravo argentino Recalde non riesce a completare la sua splendida rincorsa al podio. Ma non si può avere tutto. Miki Biasion vince. È lui il primo a tagliare il traguardo del Rally d'Argentina. Il suo arrivo è trionfale. Nello stadio di Cordoba, davanti a 50.000 spettatori festanti. È un trionfo totale. E doppio. Riporta un italiano al successo in un rally iridato, 7 anni dopo il Sanremo, vinto da Tony Mannini con la Lancia Stratos privata e conquista la seconda vittoria della Delta S4 nel Mondiale 86, 7 mesi dopo il Monte Carlo, dominato da Henry Toivonen. Siamo sempre stati in testa e dopo il ritiro dell'avversario più diretto Kankkunen non abbiamo più avuto problemi a condurre fino alla fine. C'è euforia nel clan Lancia. Miki è felice. Al rientro in Italia, ad aspettare Biasion, ci sono i primi test con la nuova Delta 4WD Gruppo A. E un telegramma. Bravo, signor Miki, stop. Firmato Walter Rohr. Il 1987 si apre a Monte Carlo all'insegna della Delta WD, la nuova vettura bianca, rossa e blu Lancia. La concorrenza è battuta in partenza. A 5 speciali dalla fine, Walter Rohr con la nuova Audi 204, già ribattezzata a Taxi Car, è staccatissimo. Il duello è tutto in casa Lancia. La sfida mondiale è tra il nuovo acquisto e campione del mondo in carica Juha Kankkunen e Miki Biasion. I due sono separati da una manciata di secondi. A 5 speciali dalla fine, compresa quella del Turini, bisogna decidere che cosa fare. Biasion pensa che Fiorio congelerà le posizioni, ma il manager è noto per la sua fantasia e il suo carattere. Questa la proposta del direttore sportivo. Per chi rinuncia alla vittoria c'è pronta una ricompensa. Viceversa, vi giocherete tutto sul Col de Turini. Chi di voi risulterà il più veloce avrà vinto. La risposta la voglio immediatamente. Logicamente nessuno disse di sì. Mi ricordo che Cesare si propose anche una cifra, un premio molto importante, molto pesante a livello economico, ma entrambi lo rifiutammo. Allora Fiorio decise, va bene, siete due veri puro sangue, facciamo una cosa, chi vince la prova del Turini dopo vincerà il rally, qualsiasi cosa succeda. Però nella prova di Turini avrete le stesse gomme, la stessa centralina, le macchine saranno identiche. I due lottano fino all'ultimo secondo.
Biasion fa segnare 20 minuti e 16, Kankkunen 20 e 33, 17 secondi in più. Biasion ha fatto meglio. Probabilmente Yua fece un piccolo errore in qualche curva, in ogni caso io vinsi il Turini con 18 secondi di vantaggio e esultai perché sapevo di aver vinto il rally di Monte Carlo. Il finlandese deve dare strada al Veneto. Questi sono gli accordi. Si adegua KKK. Lo farà però nel modo più plateale, più clamoroso, solo a pochi metri dal traguardo, fermandosi di colpo. Con un fare molto plateale, si fermarono prima dell'arrivo e mi fecero passare, facendo quasi vedere che mi avrebbero regalato il rally di Monte Carlo. Io ci rimasi molto male, Fiorio e la Lancia fecero un comunicato stampa, ma il gesto fu veramente antisportivo e per parecchi mesi con Yua non ci salutammo e non ci parlammo. Miki è ferito. Tanti giornalisti, soprattutto quelli francesi, si scagliano contro di lui. Lo accusano di aver disonorato il Monte Carlo, lo sport in generale. Qualcuno parla addirittura di mafia italiana, espressioni eccessive e fuori luogo che infiammano una polemica che si trascinerà per mesi. In quell'occasione io capisco la sua frustrazione perché era stato battuto da Biasion sul Turini, che fra l'altro era innevato, per cui lui evidentemente pensava in quelle condizioni di essere più forte, per cui raccontò un sacco di cose che in quel momento ritenni molto scorretto da parte sua, perché la sfida era stata sportiva e giustamente vinta da Biasion. È un momento difficile. Il rapporto con KKK si complica. La convivenza con il finlandese diventa pesante e ad ogni gara aumentano i motivi di sofferenza. Finché una sera ci trovavamo a cena assieme e dopo aver bevuto un paio di bicchieri in più di vino ci spiegammo, la cosa fu chiarita e diventammo amici e ancora oggi, dopo tanti anni, ci sentiamo molto spesso e ci vediamo e siamo rimasti in ottimi rapporti. All'Olympus americano si stacca il filo di una candela e Biasion deve cedere 31 secondi proprio al finlandese. Durante una speciale del Corsica, la Lancia di Miki colpisce in pieno un bus tedesco di turisti, finito chissà perché su quella strada abbandonata. È un periodo nero che pare non avere fine. All'Acropoli va in scena un'altra gara stregata. Lo ricorda Miki stesso. Sulla terra disastrata della Grecia metto tutto in fila. Ho 2 minuti e 30 di vantaggio su Allen, ma la sicurezza della vittoria arriva dal mantenete le posizioni voluto da Cesare Fiorio. Mi avvio tranquillamente a completare le prove, convinto di ipotecare il campionato. Trasferimento dalla PS 28 alla 29. Siviero avverte via radio il punto di assistenza di preparare 4 gomme e benzina. La Delta 4 VD sta marciando come un orologio svizzero, quando un rumore metallico arriva dal motore, immediatamente seguito da una grande fumata. All'unisono, io e Tiziano urliamo nel microfono della cuffia: «È il turbo!» Infatti... È sconfortato, Biasion. La sfortuna sembra averlo preso di mira. Miki comincia a guardarsi attorno per un futuro lontano dalla Lancia. È un momento di grande confusione. Anche KKK allarga i propri orizzonti in vista della stagione futura. Il finlandese sta trattando con la Toyota, che sta preparando il suo sbarco nel mondiale con la Celica GT4. Ma c'è ancora un presente da onorare. Biasion mira alle singole gare. Il sogno mondiale ormai è svanito. Meglio puntare ai successi parziali. E fa bene. Arrivano 2 vittorie. Il bis in Argentina e al Sanremo di casa. E così le 7 gare di contratto sono finite. Biasion torna in testa alla graduatoria del Mondiale. Ma c'è ancora la tappa decisiva del rack inglese da correre, con Allen e Kankkunen che possono superarlo e giocarsi loro il titolo mondiale. Il duello tra i due se lo aggiudica il finlandese, che vince anche il titolo. Trionfa KKK, che ha già in tasca il nuovo contratto con la Toyota.
per Biasion si chiude finalmente il 1987. Tre successi, un secondo posto nel mondiale, questi i più della stagione. Dall'altra parte le molte amarezze e le tante delusioni. Ma Miki ha una grande forza d'animo e soprattutto una forte convinzione nei propri mezzi. Parte da qui il suo riscatto che lo porterà a toccare vette altissime. Una rottura meccanica alla terza speciale del Monte Carlo non sembra un buon viatico per la stagione. Ma la vittoria nell'amato Portogallo e poi il trionfo al Safari, tenendo a bada il keniano Kirkland e la sua Nissan 200 SX, fanno capire alla coppia Biasion-Siviero che quello è veramente l'anno giusto. Ecco le parole di Miki. In Africa la mia Delta era più potente della vettura giapponese, ma qualche dubbio restava sull'affidabilità. In fin dei conti, la macchina italiana era solo alla sua seconda uscita ufficiale. Al comando centellinavo il vantaggio, conservandolo nei termini di 3-4 minuti, un'inezia in quel contesto. Quando Kirkland attaccava, replicavo prontamente. Quando tirava i remi in barca per qualche avaria meccanica, io facevo lo stesso. Così facendo, regalavo alla mia Delta i tempi tecnici per gli interventi, senza pagare troppo ai controlli orari e chiedendole qualcosa in più nei tratti meno micidiali. Una gara calcolata, come è nel DNA del pilota veneto. Intelligente e astuto. Una strategia che lo porta a successivi trionfi per un ruolino strepitoso. Vittorie in Grecia, negli States e al Sanremo, oltre a un secondo posto in Argentina. Un filotto prestigioso, ma non facile. Biasion, infatti, non dimentica le difficoltà e gli ostacoli superati, specie nell'acropoli. Due forature nell'86, il motore turbo in fumo l'anno dopo. L'Acropoli non era proprio la mia gara fortunata, ma quella prova mi entusiasmava veramente. Volevo vincerla. In quell'88, a un certo punto, la temperatura dell'acqua arrivò a 120 gradi, obbligandomi a ridurre il passo proprio nel momento in cui, invece, avrei dovuto aumentarlo, visto che sia il mio compagno di squadra, Michael Eriksson, sia Jukka Kankkunen con la Celica, alla sua seconda uscita nel Mondiale, premevano a pochi secondi. La temperatura poi scese a valori ottimali, ma nell'ultima tappa la paura di non finire o quantomeno di dare l'addio alla vittoria costruita in oltre 1000 chilometri di gara si presentò sotto forma di problemi alle sospensioni, terribilmente sollecitate sul fondo scassa macchine della Grecia. Vedevo il mio vantaggio assottigliarsi e non potevo rispondere nel modo in cui avrei voluto. Un'ora abbondante di attesa trascorsa a controllare i miei nervi e i rumori sospetti che provenivano dalla scocca. 4 ore più tardi era tutto finito. L'Acropoli era finalmente vinto. Dimostra una grande tempra Miki Biasion. Non è facile tenere a bada le emozioni, specie quando le disavventure continuano. Argentina, durante il prologo, ricadendo da un salto, si rompe il radiatore dell'olio. Per evitare complicazioni, Miki spegne il motore, ma poi bisogna spingere la vettura fino all'assistenza. Un vero e proprio macigno sulla sabbia della prova. Una fatica immane, una prova di forza senza precedenti. Non è finita. Miki è bersagliato da 1000 altri problemi e guai tecnici, compreso un fusibile da poche lire che nella speciale Pan de Azúcar, a 1200 metri di altitudine, ammutolisce la lancia. Ma alla fine Biasion riemerge, rimanendo alle spalle dell'argentino Jorge Recalde, che con una lancia privata ha finalmente la possibilità di vincere il suo rally. Nella grande stadio di Córdoba, in Argentina, ieri erano in circa 50.000 ad attendere la marcia trionfale delle auto italiane e la vittoria dell'uomo di casa, Recalde. Si arriva così al Sanremo e Biasion è quasi iridato. Quasi, perché Alex Fiorio, il figlio del grande capo che corre con una lancia del Jolly Club, è secondo nella generale, grazie a 3 secondi posti e alla terza piazza all'Acropoli. Ma il 1988 è proprio l'anno di Miki Biasion e Tiziano Siviero, e non ce n'è per nessuno.
sono a un passo dalla storia, Michi e Tiziano. Per Biasion è il coronamento di un sogno. Sono attimi di gioia pura, di grandissima intensità. Sensazioni forti, scosse elettriche, pugni nello stomaco. Momenti indimenticabili, episodi che rimangono eternamente impressi nella memoria e nel cuore. Ricordi che il tempo non può cancellare. Frammenti fondamentali della propria storia. Anche nella carriera di uno sportivo c'è un attimo speciale, capace di sensazioni irripetibili. Per Michi Biasion, quel momento corrisponde alla consapevolezza di aver conquistato il primo titolo mondiale, proprio a Sanremo. Rammento perfettamente che cosa ho pensato, fatto e detto nei momenti immediatamente precedenti la vittoria. Quali immagini sono passate davanti ai miei occhi e quali timori mi hanno assalito. È accaduto un giorno di ottobre del 1988. Nel breve tratto tra il traguardo dell'ultima prova speciale del Rally di Sanremo e il controllo stop. Là, tra le montagne dell'entroterra sanremese, ero campione del mondo. Forte del titolo, Michi si presenta carico a mille al Monte Carlo 1989. Vuole cancellare le polemiche dell'87 con il sorpasso a Cancunen e il ritiro dell'anno successivo. Tanto più che adesso ha al suo fianco il francese Didier Auriol, velocissimo specialista dell'asfalto e voglioso di dimostrare tutto il suo valore al vertice torinese. Biasion parte guardingo, mentre Auriol va subito in testa, staccando il bassanese di 8 secondi. Nella prova di Bourget, quarta e ultima della prima tappa, e anche la più lunga del rally, con i suoi 45 km, Biasion attacca. Nel tratto in discesa, i ricognitori parlano di presenza di ghiaccio, neve, asfalto umido e asfalto secco. A Bourlatier, dopo 22 km di salita, Biasion guadagna 16 secondi sul francese. Altri 12 glieli strappa sulla lunga discesa fino a Aubenas. È una gara intensa. Non ci sono pause per rifiatare. È lotta aperta tra i due piloti. E così, nella prima speciale della seconda tappa, Auriol si porta a un solo secondo dal Veneto. La seconda tappa si chiude con Biasion in testa e Auriol a soli 7 secondi. Il clima si fa arroventato. Si corre sul filo dei secondi. Una foratura fa perdere terreno prezioso al francese che non molla. Solo con l'ultima prova, quella di Luceram, Biasion può tirare un sospiro di sollievo e proclamarsi vincitore al Principato per la seconda volta. Per la Lancia Delta è un trionfo. Primo Biasion, secondo Auriol e terzo Sabi. C'è anche l'avvocato Gianni Agnelli a festeggiare il tris torinese. Cesare Fiorio è in prima fila. Forse sa già che la sua strada nei rally sta volgendo al termine. All'orizzonte c'è la Ferrari che lo attende. Intanto non si ferma la rincorsa al successo di Michi. Dopo Monte Carlo, per Biasion e Siviero, ecco altri tre successi di fila. In Portogallo, gestendo la gara come solo lui sa fare. Quindi in Kenya, aspettando il momento più favorevole per attaccare. Infine in Grecia, con la stessa tattica adottata al Safari. Quattro gare, quattro successi e una seria ipoteca sul secondo titolo mondiale. Ma c'è il rally in Finlandia a turbare i sonni di Biasion. Michi ci va da debuttante, più per imparare che per sfidare i signori dei mille laghi, i vari Cancunen, Mikkola, Salonen, Allen e Vatanen. Per la prima volta che vengo qui in Finlandia, dove diciamo ci sono tutti i miei avversari più diretti del campionato, che sono tutti finlandesi, quindi vengo a vedere come gira da queste parti.
mira al quarto posto il pilota veneto. A 7 speciali dalla fine sembra fatta. Ma poi, durante un trasferimento, si rompe il turbocompressore della Delta e Biasion deve scontare 50 secondi di penalità. Dal quarto posto, Biasion e Siviero scivolano in sesta posizione. Dice male anche ad Allen, Kankkunen e Vatanen. Vince Mikael Eriksson, un outsider. A quel punto manca il Sanremo per mettere la parola fine al campionato e siglare il bis iridato. Sulla Riviera Ligure la Lancia schiera la nuova Delta integrale con motore a 16 valvole. La bianca livrea Martini ha lasciato il posto a un aggressivo colore rosso. Ci vuole poco perché la nuova Lancia venga ribattezzata la Signora in Rosso. Due 16 valvole, una per Biasion e una per Oriol. La scuderia Jolly Club continua invece con la solita Delta integrale a 8 valvole. Gli avversari, oltre ad Oriol e al clan del Jolly Club, Fiorio e Cerrato, sono gli uomini Toyota. Carlos Sainz e il solito Juha Kankkunen, già promessosi alla Lancia per l'anno successivo. Ma adesso c'è spazio solo per il Sanremo. A Biasion basta un terzo posto per vincere il mondiale. Oriol va subito in testa. Ma quando arriva alla terra della Toscana, il francese esce di strada. E allora arriva lui. Capitan Michi da Bassano, che si porta al comando. Ma solo per una speciale. Ad un Lignano, un cerchio difettoso gli fa perdere oltre 2 minuti e lo sbatte in quarta posizione nella generale. Ma alla vigilia della terza ed ultima notte di gara, Biasion risale al terzo posto. La rimonta è solo all'inizio. Il titolo mondiale da riconquistare mette le ali alla Signora in Rosso. A Perinaldo, Biasion e Siviero recuperano 10 secondi a Sainz e 5 a Fiorio. Nei 10 chilometri successivi, da Apricale a Baiardo, altri 6 secondi strappati a Fiorio e 12 allo Spagnolo. È un crescendo di emozioni e sensazioni vibranti. Un altro scratch al Monte Ceppo e le distanze si riducono ancora. Mancano 6 speciali alla fine. Sul Colle Doggia continua la rincorsa e sono altri secondi mangiati ai diretti concorrenti. Ancora 90 km di speciali da affrontare. A Sainz si blocca il cavo dell'acceleratore e se ne va in fumo tutto il suo vantaggio in una sola prova. Sainz e Biasion adesso si trovano appaiati in testa, mentre Alex Fiorio insegue a 16 secondi. Sembra il momento buono per Biasion, ma problemi ai freni della sua Lancia a 16 valvole aggiungono suspense alla suspense. Dopo i 23 km di Vignai, Michi è ancora in testa, ma con un solo secondo su Fiorio e 3 su Sainz. Incredibile! La gara è appesa a un filo. Non sono ammessi più errori né distrazioni. E le macchine non devono tradire. Biasion tenta di sfruttare al massimo il momento. Nella successiva prova il veneto torna a respirare. Il suo vantaggio è aumentato. Di poco. Non può stare tranquillo. C'è la speciale decisiva adesso. 10 km in discesa verso San Romolo. Quando arriva a destinazione, la Delta di Biasion ha i dischi dei freni incandescenti, come la tensione di chi lo sta aspettando al controllo stop, ma è fatta. Così Biasion, nel suo Una favola mondiale scritto con Maurizio Ravaglia, ricorda quel finale palpitante. All'assistenza di Coldirodi, l'ultima prima del traguardo di Sanremo, i meccanici avevano già tirato fuori una corona d'alloro. Era quella per il secondo titolo mondiale. Tiziano Siviero aveva gli occhi lucidi. A fatica mi trattenni dal mostrare altrettanto. È il secondo titolo consecutivo. L'Italia domina il rally mondiale con i suoi Michi e Tiziano. È la macchina che mi ha permesso di vincere il secondo mondiale. Ho fatto una sola gara, ho vinto il Sanremo e sicuramente è stata la Delta Gruppo A più potente che io abbia mai guidato e che abbia mai corso regolarmente nei rally.
La signora in rosso è sul tetto del mondo e la Lancia, per il 1990, mette in pista un vero e proprio Dream Team. Miki Biasion, Juha Kankkunen e Didier Auriol. Di fronte a loro solo la Toyota di Carlos Sainz. Ma il colosso giapponese diretto dallo svedese Ove Andersson ha fatto le cose sul serio. La minaccia Toyota è fondata. Le distanze tra le due case sembrano annullate. L'avvio di stagione dice Lancia. Al Monte Carlo vince Auriol. In Portogallo c'è addirittura il pokerissimo con Biasion davanti al francese e poi Kankkunen, Cerrato e l'equipaggio locale Bica Prata. Poi il vento inizia a girare al contrario. Le delta sono spesso bloccate da disavventure meccaniche. Scendono le quotazioni Lancia, mentre prendono il volo quelle della Toyota. Dopo il terzo posto al Monte Carlo e la vittoria in Portogallo, Biasion raccoglie anche un terzo gradino del podio in Grecia e una nuova vittoria in Argentina. Ma in mezzo ci sono guai fisici e tanti, troppi problemi per la sua e le altre delta dei suoi compagni di squadra. Al Safari è il motore a fare flop. Poi i due brutti ritiri di Auriol, sul quale la Lancia sembra puntare. Miki Biasion fiuta l'aria, che si fa sempre più pesante. Miki, una gara durissima. Beh, sì, è appena cominciata, questo è solo l'antipasto. Si sente messo da parte troppo presto e vede che la Delta non è più l'arma vincente come nel recente passato. La vittoria nel Mondiale Costruttori non basta a mitigare l'amarezza e tantomeno il quarto posto nella generale, alle spalle del vincitore Sainz e dei due rivali e compagni di squadra Auriol e Kankkunen. Le sensazioni di Miki si fanno sempre più consistenti. I cambiamenti di squadra, quelle cose, il mercato piloti si fa a settembre-ottobre e si conclude per il Rally di Sanremo. Quest'anno ci sono stati un po' di movimenti già all'Acropoli, cosa molto anormale, e direi che è molto importante invece per il feeling con la squadra di lavorare nel migliore dei modi adesso, e poi pensare ad eventuali cambiamenti, ad eventuali contratti a fine stagione quando i giochi sono un po' fatti. Nel 1992 la Lancia, lasciata nelle mani del Jolly Club, sembra puntare sui suoi due compagni di squadra per buttar giù dal piedistallo il nuovo campione del mondo, Sainz. Il Veneto colleziona 3 secondi posti, al Monte Carlo, in Argentina e a Sanremo. E 2/3 gradini del podio, in Portogallo e all'Acropoli. C'è anche un 4° posto finale nella generale. Poco rispetto al titolo portato a casa dal ritrovato Kankkunen e alla 3ª posizione dell'incostante ma sempre spettacolare Auriol. Biasion delude. Qualcuno lo accusa di scarso impegno dopo i tanti trionfi. Lui non replica, anche se sa che la curva della Delta è ormai inesorabilmente in discesa. A fine stagione, quasi inevitabile, arriva il divorzio da Corso Marche. Fu un anno straordinario, però noi sapevamo già che l'avventura Lancia stava finendo. Ecco perché Miki, che sicuramente anche lui aveva avuto questa informazione, optò per la Ford e comunque le cose non furono straordinarie, cioè non furono sicuramente a livello che lui era abituato. Ormai campione maturo ed esperto, Biasion trova nella Ford un nuovo partner, ma anche un contratto da sogno, il più alto mai firmato nei rally fino a quel momento. Sempre seguito da Tiziano Siviero, il suo compagno d'avventura di una vita. ...1992, Miki porta in gara la Sierra Cosworth, ma soprattutto segue lo sviluppo della nuova arma di casa Ford, la Escort Cosworth, che debutta in gara a fine stagione. È una nuova vita sportiva per l'unico campione del mondo che l'Italia può vantare nei rally. Ma è anche una vita difficile, con la convivenza scomoda con l'altro pilota Ford, il francese Delecoeur. Anni difficili,
Batista preme la meno che chiude, attenzione. Fino alla tanto attesa vittoria, prima ed ultima in Ford e anche ultima in carriera in Grecia, nel 1993. Finalmente è arrivata una vittoria che per me è un po' un toccasana, ne avevo bisogno anche moralmente e anche per i miei tifosi, quindi sono contento. Ma direi che il campionato è molto lungo, sono contento perché la squadra sta lavorando bene. Così ricorda quel successo il giornalista Guido Rancati. Era ora. Con ancora addosso la tuta inzuppata di sudore e champagne, Biasion assicura che dalle parti di Livadia, mentre stavano avvicinandosi all'ultimo controllo stop, a Tiziano Siviero erano state sufficienti solo quelle 6 lettere per liquidare la loro prima vittoria con la Ford. Ha il dono della sintesi, il copilota bassanese. Certo, era parecchio che non facevano ciao ciao con la manina dal cofano di una macchina da corsa. L'ultima volta era stato in Argentina, 1039 giorni prima. Da allora avevano ottenuto 3 secondi e 3/3 posti con e per la Lancia e una sequenza impressionante di arrivi con e per la Ford, 7 con la Sierra e 3 con la Escort. Un bel bouquet di piazzamenti, roba che un sacco di altra gente poteva solo sognarsela. Per il bicampione del mondo, meno della dose minima. Era quello che vinceva sempre, poi era diventato una da mettere fra i favoriti e infine un outsider. Ed ogni tanto saltava fuori qualcuno ad osservare che se gli strateghi lancisti l'avevano lasciato andare, un motivo doveva pure esserci. Quelli là non sbagliano mai. Fra un'auto vincente e un ingaggio miliardario, un pilota sceglie di continuare a vincere, dice il Veneto in Grecia, nella sua camera d'albergo con in tasca la vittoria numero 17. Duro il giudizio, ingeneroso. Biasion si sfila le scarpette e ne approfitta per togliersi qualche sassolino. Svela che, prima di accettare le avance fordiste, aveva parlato a lungo con Claudio Lombardi, l'anima meccanica della Lancia. Era stato l'ingegnere ad informarlo che il ciclo dei successi in serie della Lancia stava finendo. La Delta era la frutta e non sarebbe stata sostituita. Pure lui si è lasciato dietro le spalle l'ultimo gran momento di una carriera intensa e breve, ma ancora nessuno lo sa. Dipende, dovrebbe ritornarmi un momento d'oro come l'ho avuto qualche anno fa. Adesso, per adesso le cose mi girano male, speriamo di essere... Non chiedo di essere sfortunato, ma di non essere così sfortunato. 17 vittorie, di cui 2 epiche affermazioni al Safari. 40 podi, 768 punti ridati e 2 titoli ridati. Lui, l'unico italiano mondiale nel rally, Massimo Michi Biasion. Ci tenevo particolarmente a vincere la gara di casa, con tutto il tifo che c'era in giro non potevo assolutamente arrivare a secondo.